ragazzi, qui è Giuedre Santa e ben ritrovati nel mio primo canale. Oggi, signori, siamo qui finalmente tornati con un nuovo episodio con il Road to Champions. Oggi tocca al Newcastle, squadra molto molto esotica, squadra molto carina, squadra molto deliziosa. Ma prima di iniziare io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questa serie. Ormai siamo all'episodio numero 20, siamo quasi alla fine, ne mancano 5 perché saranno 25 episodi totali. Lasciate un bel mi piace e arriviamo come sempre a quota 5000. Altra cosa molto importante, proprio in questo istante vi metto nello schermo la classifica aggiornata con tutti i risultati delle squadre con cui abbiamo già fatto il Road to Champions. E vi ricordo ovviamente che se non avete visto degli episodi li dovete recuperare, li trovate sul canale. Non perdiamo tempo, iniziamo perché ci sono tante 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 cose da fare. Questo qui è il budget, 84 milioni, devo dire che è un budget veramente molto molto importante, e devo dire che ci sono dei pischelli molto 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 carini. C'è Saint-Maximin a sinistra che ha 25 anni, e volendo con il baghettino del cambio ruolo possiamo tirare dritto con lui. C'è Isaac qui davanti che è molto giovane, 22 anni 80, con un grande potenziale, quindi secondo me questi due possono essere confermati. A centrocampo abbiamo questi due che possono tranquillamente restare. Joe Ellington fa l'upgrade, si è messo difensore centrale, e in panchina abbiamo Willock che è un 76, molto molto giovane, 22 anni, anche lui un ottimo potenziale, quindi volendo questo tridente qui, questo trio di centrocampo potrebbe essere confermato a blocco. In difesa con Joe Ellington e Botta, ma siamo messi abbastanza bene. Joe Ellington è pure giovane. Pop ha 30 anni, e possiamo tenerlo almeno per 2-3 stagioni. Trippier 84, almeno per i primi 2 anni, può restare qui, e poi magari ci serve un terzino sinistro. Quindi morale della favola, i punti deboli di questa formazione sono il terzino sinistro e la D. È vero che è un 80, però ha 28 anni, secondo me possiamo prendere qualcuno più forte. Vi ricordo rapidamente le regole: non possiamo fare, non possiamo cambiare modulo, possiamo fare massimo 2 colpi per ogni sessione di calciomercato, e dobbiamo girare la ruota della fortuna. Prossima cosa da fare comunque è vedere subito il giovane della primavera, che è Henry Charlton, COC trequartista di 68, che secondo me fa l'upgrade, si è messo in un'altra posizione del campo. Di solito il giovane della primavera è almeno un 70, quindi mi aspetto un più 2 da qualche parte. Vediamo, se lo mettiamo a centrocampo non fa niente, se lo mettiamo punta diventa, diventa un 73. Il problema è che noi siamo coperti in questa zona perché c'è Isaac e lo possiamo tenere per tutta quanta la carriera. Possiamo metterlo a destra, quindi sacrifichiamo qualche punticino di overall per puntare su un 70. Però un 70 alla prima stagione forse è un po' poco, anche se il Newcastle non è in Champions, quindi possiamo utilizzare questa prima stagione per far crescere il giovane dell'Armavera. Però per puntare su di lui dobbiamo per forza vendere tutti quanti gli esterni che non hanno un overall basso. Ecco, in questo caso bisogna sacrificare tutti questi qua. Non lo so ragazzi, non lo so, forse è meglio tenerlo come panchinaro di Isaac, visto che c'è Wilson, però anche lui, trentenne, 80. Non lo so ragazzi, non lo so, bisogna un attimo capire qui come utilizzare il giovane, se mandarlo magari in prestito. Però poi se lo mando in prestito comunque il colpaccio lo faccio lì a destra, quindi poi il problema viene solo rimandato. Non lo so ragazzi, non lo so, ci devo pensare. Comunque io direi di selezionare uno a uno tutti quanti i calciatori che non devono essere venduti, di conseguenza li blocco, e invece metto sul mercato tutti quanti i giocatori che devo cedere. Tripper fa l'upgrade, si è messo ad IA, comunque mi metto qui con il turbantello, capisco un po' come gestire il tutto, e noi ci vediamo direttamente all'inizio del calciomercato in entrata con il primo acquisto e di conseguenza il primo giro di ruota. Ci siamo, eccoci ragazzi, eccoci, siamo qua, siamo arrivati con un budget di 187 milioni, e siamo qui con alcune novità. Allora, ho messo Isaac a destra perché clamorosamente in 4 settimane diventava un'ala, quindi mettendolo a destra siamo riusciti a potenziare come si deve il giovane della primavera. È vero che per il primo anno forse è meglio avere una punta più forte, però signori, lui ha il potenziale per diventare speciale, e se cresce come come deve, ecco, come dovrebbe, forse 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 gli 80, 82, 83 in 2 stagioni li fa. Per il resto non ho cambiato niente, ma adesso finalmente siamo pronti per la ruota. Ci siamo, ruota a schermo ragazzi, ruota a schermo. Facciamo come sempre una bella mescolata, perché la ruota all'inizio di ogni episodio è sempre un po' arrugginita. Giriamo e vediamo un po'. Abbiamo i soldi anche per prendere Mbappé volendo, quindi
Quindi mi raccomando, ruota, non rovinare tutto con un termine a calciomercato. Campionato del club, va benissimo così perché siamo in Premier League e quindi è il campionato più forte del mondo. Individuato il primo acquisto, Ruben Neves. Miglioriamo prima il reparto di centrocampo. Giocatore molto molto importante, un CDC, ma fa l'upgrade, si è messo centrocampista centrale, non costa neanche tantissimo, 43 milioni, più o meno bisogna chiudere intorno ai 45, così ci suggerisce la società. Voglio provare a mettere come contropartita, ok, volevo vedere se c'era qualche attaccante da mettere per lasciare spazio al giovane. Non c'è nessuno e quindi non metto nessuna contropartita, visto che siamo pieni zeppi di soldi. Provo con 50 milioni, 51, 52, facciamo 50, vediamo un po' che cosa ci dicono, che ne vogliono 51, va bene così, strappato il primo giocatore. Eccolo qui, Ruben Neves messo a centrocampo che fa l'upgrade, dopo andiamo anche a modificare la sua posizione. Prima però armiamoci nuovamente di ruota perché abbiamo bisogno di un terzino sinistro, ma se proprio posso osare, io chiedo l'acquisto extra, perché avete visto che siamo pieni di soldi e quindi comprare due giocatori, Serie A, Liga Portoghese, mannaggia la vacca indiana, mannaggia. C'era acquisto extra, la Liga, Serie A, che andavano bene entrambi. Niente signori, purtroppo ci tocca andare su Grimaldello del Benfica, 26 anni, 83, eppure in scadenza. Lo prendiamo subito, mi dispiace perché restiamo con più di 100 milioni che ovviamente non perdiamo, ma che si accumulano poi per le prossime stagioni. Essendo in scadenza possiamo anche prenderlo per un'offerta che si aggira intorno ai 36, vediamo un po' che cosa ci dice il Benfica, che va bene così. Secondo acquisto quindi di questa sessione di calciomercato. A questo punto signori ci conviene fare tre macumbe a Solopiteche. Allora, la prima è trasformare il grandissimo Grimaldo in una SA, perché fa l'upgrade e diventa un 84, quindi è comunque uno in più di overall. Poi bisogna trasformare Ruben Neves in un centrocampista centrale, anche lui fa l'upgrade di 1 e diventa un 84. E poi signori, voglio trasformare il grandissimo Anderson, che è un centrocampista centrale se non erro, eccolo qui, che potrebbe fare la punta in poco tempo, ci mette 4 settimane, perché come avete visto non abbiamo nessuna punta, abbiamo solo il nostro Carlton, che è un 73, bisogna prendere una punta più debole di Carlton e lui è perfetto, ci mette solo 4 settimane. Il nostro calciomercato quindi è finito, non ci resta che mettere tutti quanti i piani di crescita per far crescere tutti quanti i giocatori nella maniera migliore possibile. Tutto fatto, ho controllato ogni cosa, questa qui è la squadra, devo solo attendere 2-3 settimane per cambiare tutte quante le posizioni. Non ci resta allora a questo punto che simulare e pregare di non essere esonerati, perché ci sono tante cose positive, ecco, in questo progetto. La squadra mi piace, ci sono tanti giovani interessanti, secondo me in 2-3 stagioni si può costruire una grande squadra, quindi speriamo di non essere esonerati adesso e quindi subito. Ci vediamo alla fine della stagione. Siamo arrivati alla fine della stagione, andiamo subito a vedere la barretta perché è arancione. Mi devo preoccupare, vediamo un po' dove siamo arrivati. Quarti, ma come, quarto posto mi dai l'arancione? Ma come cavolo siete messi, porca miseria? Ci siamo qualificati in Champions League, nel campionato più importante, più competitivo del mondo. Lì mi dovete dare eccellente con rinnovo di contratto, con il doppio dell'ingaggio. Quarto posto con il Newcastle alla prima stagione, direi che meglio di così non potevamo fare. Con Saint-Maximin che è cresciuto, molto bene anche Isaac, 79 ragazzi, lo sapevo, cosa avevo detto all'inizio? Avevo detto in due stagioni può arrivare a 82-83, la prima è già 79. Poi molto bene anche il centrocampo, Longstaff 80, va bene, però forse si può cambiare. Joelinton 82, Trippier 86 a 32 anni, Grimaldello 86 e Pop 84. È una bella squadra ragazzi, questa è veramente una bella squadra e sembrerebbe anche girare abbastanza bene. Andiamo a vedere le statistiche, perché il migliore è stato Saint-Maximin con 18 gol, Carlton ne ha fatti solo 17, però ha fatto più 11 se consideriamo anche l'upgrade dovuto al cambio ruolo, 10-11 per Isaac d'esterno, non male, 6-8 per Brunello, Grimaldo 5-1 e questi qui sono tutti quanti gli altri dati. Va bene, sono contento, non ci possiamo lamentare, peccato però avere quella barretta arancione quando abbiamo fatto effettivamente una stagione veramente 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 buona. Non ci resta a questo punto che avanzare, guardare il budget che abbiamo a disposizione e poi capire dove intervenire. Seconda stagione appena iniziata, vediamo subito il budget, 219 milioni, bene ragazzi, bene bene bene. Allora il punto debole direi che è Longstaff, perché Joelinton è un 82, però può ancora crescere, può crescere anche Longstaff in realtà, però qualcuno bisogna cambiare, no? Quindi giriamo la ruota e vediamo un po' che campionato viene fuori, anche perché come dico sempre parliamo, poi esce termina calciomercato oppure esce campionato cinese e non possiamo far niente, quindi aspettiamo la ruota, vediamo un po'. Ok, termina calciomercato, Bundesliga no, Liga Portoghese, campionato
campionato portoghese di nuovo. Purtroppo non c'è capitato un grande campionato, e allora sapete che cosa faccio? Utilizzo questo acquisto per prendere Pedro Porro. Perché? Perché Tripper purtroppo è avanti con l'età e quindi ci possiamo ringiovanire. È vero che Tripper è un 86 e quindi ci deboliamo un po', ma non vi preoccupate, perché con il baghettino del cambio ruolo anche Porro entro fine anno è almeno 87/88. Ricordatevi di queste mie parole, poi vediamo a fine anno. Lo mettiamo subito nella lista e andiamo subito a trattare. A questo punto potrei anche fare uno scambio alla pari con Trippier, anzi alla pari no, però gli posso dare 47 milioni e vicino ci posso mettere un conguaglio economico di 15 milioni. Vediamo cosa ci dicono, che vogliono pure una clausola del 9%. Va bene ragazzi, va bene così, sfruttiamo l'acquisto per migliorare una posizione, non nell'immediato ma nel futuro. Pedro Porro messo in campo, a questo punto non ci resta che girare nuovamente la ruota e sperare in un grande campionato, perché possiamo prendere forse il miglior centrocampista del mondo. Abbiamo tipo 200 milioni di miliardi, quindi in teoria potrebbe anche arrivare un Pedri, un Gavi, un De Jong. Vediamo un po'. Compra, mannaggia, di pochissimo, campionato olandese, di pochissimo. C'era compra under 30, potevamo prendere chi volevamo. Siamo stati sfortunati anche questa volta, e allora andiamo su Timber, giocatore del Feyenoord, centrocampista centrale, CDC trequartista. Sinceramente non so quanto abbia di overall, però mal che vada lo mettiamo in panchina, perché alla fine se non prendiamo lui dobbiamo comunque prendere un panchinaro, tanto vale che rischiamo e vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Mettiamo come contropartita un attaccante, un'ala, vediamo un po', mettiamo lui, eccolo qua, Fangao. Vogliono Longstaff come contropartita, cavolo, proprio quello che abbiamo noi. Longstaff ha 81 di potenziale, invece Timber ha 85, e sapete che io ci posso anche stare? Io ci posso stare, ragazzi, accetto. Volevo utilizzare Longstaff come panchinaro, però tenere un 80 in panchina è uno spreco, e quindi va bene così ragazzi, scambio alla pari con Longstaff, ci teniamo Timber che ha un potenziale maggiore, gli mettiamo ruolo cruciale, anzi addirittura ruolo sporadico. Perché? Perché ruolo sporadico? Mannaggia la miseria, questo sarà un 70, un 69 questo qua. Chi cavolo abbiamo preso? Mannaggia la miseria, mannaggia. Comunque ha accettato gli 80.000, abbiamo preso un nuovo centrocampista e non sappiamo se sia buono oppure no. Ha 77 di overall, e allora c'è anche Willock che è un 79, e non possiamo sacrificare anche Willock, quindi vabbè, ci teniamo Timber, abbiamo fatto un colpo per la panca e mettiamo Willock, che dovrebbe avere più potenziale di Longstaff, quindi in teoria diciamo che va bene anche così. Siamo stati molto sfortunati purtroppo, perché avevamo i soldi per prendere davvero chiunque, però purtroppo la ruota non ha girato a nostro favore. Tutto a posto, ho controllato i piani di crescita, clausole rescissorie, ho controllato tutto, sono abbastanza preoccupato, uno perché non siamo riusciti a migliorare, due perché la ruota purtroppo è andata contro di noi, e tre perché gli obiettivi sono veramente quasi impossibili, ovvero vinci la coppa e vinci il campionato. Io non so come sia possibile una cosa del genere, cioè al secondo anno con il Newcastle tu mi chiedi di vincere la Premier League, cioè ma come fate a chiedermi una cosa del genere? Io non c'ho parole. Avanziamo, i due colpi li abbiamo fatti, quindi non ci resta che simulare e pregare che i nostri giocatori creschino. Andiamo. Siamo arrivati alla fine della stagione e quello che è successo è clamoroso, perché siamo a rischi esonero con una finale di Champions persa con il Manchester City e un campionato portato a casa. 84 punti, vinto il campionato al secondo anno senza praticamente fare acquisti. Siamo arrivati in finale di Champions League e in tutto questo, guardate il punteggio fiducia, 51. Ragazzi, ma si può fare una cosa del genere? Ma si può fare una cosa del genere? L'anno dopo che cosa mi dovete... Cioè, l'anno dopo faccio il triplete oppure il video finisce qua? Ma è impossibile. Comunque, questa è quella squadretta con Carlotton 86, Maximen 88, Isaac 87. Che bel tridente lì davanti. Willock forse non mi ha giocato perché Timber è cresciuto di più e quindi poi è subentrato Timber. 88 per Pedrito, Neves 89, molto bene, per Brunello, scusatemi. Botman 86, Joelinton 83, Pedro Porro 88, Grimaldo 87 e Pop 85. Devo dire ragazzi che la squadra non è malvagia, il punto debole è Joelinton che ha 27 anni ed è un 83. L'anno prossimo, se la ruota è con noi, possiamo cambiare il difensore centrale e magari anche il
centrocampista centrale. Andiamo subito a vedere le statistiche, perché abbiamo fatto un'annata straordinaria, anche se la società non è soddisfatta e contenta di quello che siamo riusciti a fare. Va bene, 38 gol per Carlton, che si è scatenato, 23 gol per Saint-Maximin, 14-5 per Isaac, 8-7 per Timber, e anche Willock ha fatto 6 reti. Bene ragazzi, bene, sono molto contento di quello che siamo riusciti a fare. Peccato per la sconfitta in finale, perché potevamo fare un'altra annata storica. Purtroppo però sono anche preoccupatissimo, perché non mi sono mai trovato in questa situazione. Ho praticamente fatto tutti quanti gli obiettivi, perché la società mi imponeva di arrivare in finale di Champions, e noi ci siamo riusciti, ma ho l'overall troppo basso, e quando partiamo da un overall così basso non c'è margine di poter sbagliare. Quindi se l'anno prossimo non vinciamo nuovamente campionato, coppa e Champions League, mi sa che veniamo esonerati. Questo è il problema. Avanziamo, guardiamo il budget, speriamo in due giri di ruota favorevoli, così almeno riusciamo a prendere dei giocatori importanti per avere più possibilità di vincere la Champions. Rosso, signori, rosso, rosso in alto a sinistra, clamoroso. Budget a disposizione di 335 milioni. Possiamo prendere pure Mbappé. Prendiamo subito la ruota, giriamo come se non ci fosse un domani e vediamo che cosa viene fuori. Si potrebbe cambiare anche il portiere, in realtà, perché il portiere nelle simulate è molto importante. Però non lo so, un portiere o un difensore centrale magari, vediamo un po'. Acquisto extra, acquisto extra. Tre acquisti ragazzi, tre acquisti. Se la ruota ora ci favorisce, possiamo secondo me fare una grande squadra e possiamo vincere la Champions al terzo anno. Vediamo. Premier League o Ligue 1? Premier League, portiere della Premier League. Due portieri che giocano in Premier, Ederson e Alisson. Entrambi hanno 90 di overall. Prendiamo Ederson, che ha un anno in meno rispetto ad Alisson e quindi ci dura di più. Ora basta pensare ai giovani, perché dobbiamo vincere subito. O vinciamo subito o veniamo esonerati. Purtroppo va così. Mettiamo Poppo come contropartita, perché non accetto il ruolo turnover, e gli mettiamo 60 milioni vicino. Vediamo un po' cosa ci dicono. Totale 90, dovrebbero dire di sì. Ho offerto anche tanto. Va bene ragazzi, va bene. Preso Ederson, primo colpo della terza stagione. Ederson preso e messo subito in rosa al posto di Pop, che va al Manchester City. Armiamoci quindi nuovamente di ruota, facciamo come sempre un paio di giri che porta fortuna e poi andiamo. Abbiamo ancora due acquisti a disposizione per l'acquisto extra di primo. Attenzione, compra under 30, quindi possiamo prendere praticamente chi vogliamo. Questi i tre giocatori individuati. Il più forte è Ruben Dias, ancora dal Manchester City, e quindi bussiamo nuovamente alla porta di Pep Guardiola. Mettiamo come contropartita il nostro Joelinton, poi ci servirebbe anche un titolare, magari prendiamo qualcuno dalla primavera, perché non possiamo bruciare un acquisto per prendere un panchinaro. Mettiamo Joelinton come contropartita, oppure Joelinton ce lo teniamo, visto che non abbiamo nessuno. Dai, ce lo teniamo, proviamo a prenderlo senza contropartite. Provo con 140 milioni, vediamo un po' che cosa ci dice Guardiola. Ci dice che ne vogliono 173, mamma mia. Facciamo 153, più clausola del 15%, vediamo che cosa ci dicono. Affare fatto, si chiude il secondo colpo della terza stagione, e abbiamo ancora circa 100 milioni per poter cambiare anche il centrocampista centrale. A questo punto non ci resta che mettere il super Ruben Dias in difesa, e adesso, signori, armiamoci nuovamente di ruota, perché abbiamo bisogno dell'ultimo giro. Ruota, adesso sì che mi davo delle soddisfazioni, adesso sì che mi stai accontentando, cavolo, con Ederson e Ruben Dias. Adesso abbiamo bisogno del colpo finale, non c'è due, senza tre, e prendiamo la Premier League, quindi un centrocampista della Premier al posto di Timber. Individuati quattro centrocampisti centrali, anzi tre centrocampisti centrali più un terzino, ma Arnold fa l'upgrade, si è messo centrocampista centrale. Il più forte è KDB, ancora dal Manchester City andiamo a pescare, ma purtroppo ha 33 anni. È vero che è il più forte di tutti, ma quando si hanno 33 anni poi si cala. Se Arnold fa l'upgrade da centrocampista centrale e diventa un 89-90, più o meno siamo lì, quindi ci conviene andare su Arnold, che ha anche il contratto in scadenza. Quindi non bussiamo più alla porta di Guardiola, ma bussiamo alla porta di Klopp. Mettiamo come contropartita Timber, perché poi c'ho Willock panchinaro, c'ho Acosta questo qui, e forse possiamo tenerlo Timber come panchinaro, anche ruolo sporadico. Vediamo se riusciamo a chiudere questa trattativa con 85 milioni, visto che il contratto è in scadenza. Vediamo cosa ci dicono. 94, si può comunque chiudere senza mettere nessuna contropartita, così non indeboliamo neanche più di tanto il nostro reparto delle riserve. Con 90 milioni ragazzi, con 90 milioni si chiude il terzo acquisto di questa terza sessione di mercato, che è stata
straordinaria, straordinaria. Colpo di scena clamoroso, ragazzi, clamoroso. Ho fatto l'acquisto, questo qui, l'ultimo acquisto, e guardate cosa è successo. All'improvviso siamo scesi a 35 di valutazione. È clamoroso, ragazzi, per quale motivo non si sa. Di solito quando è così non riesco neanche ad avanzare e mi esonerano, ma questo è un grande problema. Perché? Perché io devo trasformare Arnold in centrocampista centrale, ma se mi esonerano io non riesco a trasformarlo. Ci vogliono 4 settimane, ma se mi fanno fuori io come faccio? È assurdo, raga, è assurdo. Con gli ultimi soldi rimasti cerco di rinnovare tutti quanti i giocatori che hanno il contratto in scadenza. Joe Ellington rinnovato, però mi sa che non ho soldi, raga, non ho soldi neanche per rinnovare. Niente, ragazzi, è finita così, è finita con l'esonero, cioè comunque andiamo fino alla fine. Ma di solito quando è così basta non si può andare avanti. Ci proviamo, ma è davvero scandaloso. Questo perché io ero così arrabbiato prima quando ho finito la stagione? Perché la barra era sull'arancione, era praticamente sul rosso. Esonerati, ragazzi. Complimenti a questo gioco. Bravi, veramente, guarda, oggi questo gioco si è superato. Perché io ero arrabbiato? Perché più volte è successa una cosa del genere, che io compro un giocatore e poi all'improvviso la barra si abbassa. Ma se la barra è sul verde, si abbassa un pochettino, va sull'arancione. Anche se è sull'arancione pieno, si abbassa un pochettino, va appena sul rosso, però poi riusciamo comunque ad andare avanti. Io ti ho vinto il campionato, ti sono arrivato in finale di Champions e tu mi dai 50. E quando si parte una stagione con 50 è praticamente finita, non si può andare avanti. Accettiamo comunque l'incarico del Watford, non ci resta che simulare tutta quanta la stagione. Potrebbe essere esonero oppure vittoria al terzo anno, perché siamo comunque arrivati all'inizio della terza stagione, siamo comunque riusciti a fare il calciomercato, abbiamo preso 3 giocatori straordinari e quindi comunque la squadra c'è. Non ci resta che avanzare, tirare dritto fino a maggio e poi tornare indietro e riguardare il cammino del Newcastle. Siamo arrivati alla fine della stagione, 31 maggio 2025. Siamo nel giorno della finale di Champions. Skippiamo fino al 4. Tanto comunque il Newcastle, secondo me, in finale di Champions senza di noi non ci è arrivato. Comunque siamo riusciti a mantenere la panchina con il Wolverhampton. Ci siamo salvati. Sì, soddisfazione, raga. Queste qui sono soddisfazioni. Andiamo subito a vedere la classifica della Premier League, perché il Newcastle è arrivato sesto. Come si fa con quella squadra ad arrivare sesti? Come si fa? Vabbè, lasciamo perdere. Guardiamo la Champions League, perché la finale è Borussia Dortmund Villarreal. Ragazzi, questo video è maledetto. 3-0 del Borussia che batte il Villarreal. Dov'è il Newcastle? Borussia Porto in semifinale, Liverpool Villarreal. Ok, non ci siamo. E ci siamo noi, siamo andati fuori ai rigori. Ah, che peccato però, che peccato. Ai quarti di finale eliminati dal Borussia Dortmund, abbiamo perso 5-4 ai calci di rigore. Porca di quella miseria. E vabbè, ragazzi, agli ottavi di finale poi che abbiamo battuto la Dinamo Kiev, e ai gironi siamo riusciti a passare come primi in un girone che tutto sommato non era neanche così impossibile. Anzi, peccato, ragazzi, peccato. Mi dispiace veramente tanto chiudere questo video con un esonero, perché la squadra era veramente bella, soprattutto con gli ultimi 3 colpi che siamo riusciti a fare. Secondo me la squadra era molto 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 buona, ed è davvero un peccato chiudere con un esonero, però vi assicuro che abbiamo fatto il possibile. Voglio mettervi a schermo la squadra del Newcastle, vediamo un po' come hanno giocato. C'è Pedro Porro a destra, forse ha giocato Arnold al posto di Porro. C'è Joe Ellington titolare, quindi non c'è il nostro difensore, non c'è il nostro Botman, quindi forse l'hanno venduto. A destra c'è Isaac, quindi comunque la squadra è rimasta così più o meno per tutte quante le altre posizioni, quindi comunque era una squadra forte. Mi dispiace concludere questo video così, mi dispiace concludere con un esonero. Abbiamo fatto il possibile, però davvero voi mi dite che per salvare la panchina su questo gioco non basta vincere campionato e arrivare in finale di Champions League con il Newcastle alla seconda stagione. Cioè, davvero stiamo parlando di questo? Io non c'ho parole. Ormai questo gioco è così e ci dobbiamo adattare. Speriamo che l'anno prossimo sul nuovo FIFA cambieranno questa cosa, perché davvero tutte queste sfide sono impossibili da fare. Così davvero non si può giocare. Detto questo, io vi saluto mettendo qui nello schermo la classifica aggiornata con tutti quanti i risultati delle squadre con cui abbiamo già
fatto il Road to Champions. Vi ricordo che ci sono 25 episodi in totale e di volta in volta vi spoilerò la squadra successiva. Oggi abbiamo fatto questa specie di carriera, se si può definire tale, con il Newcastle. Siamo andati male, ma domani toccherà, domani o dopodomani, vediamo quando caricare il video, toccherà al Paris Saint-Germain. E lì è tosta, ragazzi, lì è tosta, perché al primo anno l'obiettivo sarà vincere tutte quante le partite 8-0, e quindi mi sa che se ne vinciamo solo una, 7-0, ci esonerano. Non lo so, sarà molto difficile, anche perché il Paris Saint-Germain ha un modulo veramente molto 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 particolare. Infatti ve lo faccio vedere, visto che abbiamo finito un po' prima, ve lo faccio vedere. Se non l'hanno cambiato, esatto, non l'hanno cambiato. Guardate il modulo del PSG, con una specie di 4-3-1-2, con Mbappé un po' più avanti. Poi c'è Messi, che purtroppo non può giocare in nessuna posizione di questo modulo. Di conseguenza forse siamo costretti a sacrificare Messi e a puntare su un altro giocatore. Qui vediamo Caio Jorge, noi cercheremo di prendere uno ovviamente più forte. I soldi non mancheranno e quindi possiamo poi prendere i migliori del mondo. Poi tutto dipenderà dalla ruota della fortuna. Io vi saluto e vi ringrazio, grazie mille per aver visto questo video dall'inizio fino alla fine. Scusatemi ancora per come è finito questo episodio, però purtroppo non dipende da noi. Noi abbiamo fatto il possibile. Io vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo domani o dopodomani con un nuovo video. Bella!